con Mark Knopfler, il famosissimo leader dei Dire Straits. Perfetto, e poi ritorniamo ovviamente con il nostro Fabrizio Caputo su Radio Roma Futura. Nulla accade, nulla accade, nulla accade, oh no, sniper caso, nulla accade, nulla accade, nulla accade, oh no, mai per caso, nulla accade, nulla accade, nulla accade, trasmetto dalla città che non dorme mai. Appartiene a me ed io appartengo a lei. E nulla qua cade per caso, specialmente qua. Io resto lo stesso dentro e fuori da un display. È in sbattimento tipo squillo nel silenzio fatto da un numero anonimo. Proiettile che parte, vedi il rosso tipo Marte. La fama mi ha portato invidia e infamia. Dalla penna esce il sangue come quando entra la lama. La mia gente è in bottiglia. Vedo il futuro scuro nel fumo di una bottiglia. Destini scritti in faccia, dramma, marchio di famiglia. Malfattori ben pensanti e nulla cade. Cerchi di riconoscere i tuoi istanti. Tatua e salsa di soia. L'indagine istruttoria. Il foglio è la sua voglia, la mia ex oggi si ammoglia. Schiacciati dai palazzi, non sono dentro alla Bibbia. Le parabole ma stanno sui terrazzi. Ed è così che va. Tu promettimi che quando perderò la calma sarai vicino a me. Il coraggio è come un'arma. Abbi cura di te, perché la città ti schiaccia. Solo credere in te è la cosa che ti salva. Mia madre diceva che più leggevo, più ero scemo. Tagliai legami, uccidi i tuoi cari e riprendili solo quando da solo te la cavi. La testa si fa dura, cocciuta, se il mondo ti rifiuta. Il volto di un codardo è la nuca. L'uomo del mio tempo è ancora quello della clava. Solo che ora butta in rete la spazzatura. E non è a caso l'esito, giù nella notte fra uomini vanno mignotti. Sperando le figlie non lo diventino, io vendico il tuo reddito. Non sento le rime dei rapper, perché non soffro, solletico. E non sono cambiato, ho solo un altro domicilio. Capisci la sbocchia fra sé, capisci il sacrificio. Santeria, candomblé, ho corso come uno schiavo per marciare con un re. Marrakesh. Tu promettimi che quando perderò la calma sarai vicino a me. Il coraggio è come un'arma. Abbi cura di te, perché la città ti schiaccia. Solo credere in te è la cosa che ti salva. Perché? Marrakesh Kebekegno, nulla accade qua su Radio Roma Futura. Eccoci, siamo ritornati in diretta. Tra l'altro facciamo dei saluti a chi sta guardando anche la diretta su Facebook. Serena e Vale, un sì, due mie carissime amiche, due amiche del portiere, salutiamo. Salutiamo, che sono a Milano, le salutiamo. Salutiamo, le salutiamo la bellissima Milano, che tra l'altro io la amo, Milano. Chissà perché la ama Federico. Io la chissà... amo, non diciamo. Non diciamo, non diciamo. Lo sanno. Ama, salutiamola. Allora andiamo in collegamento telefonico. Ci abbiamo il secondo collegamento con il nostro Fabrizio Caputo direttamente da Bologna. Eccolo. Buonasera a tutti i radio web radio ascoltatori. Buonasera a tutti quanti. Siamo qui a Bologna, caro Federico. Oh, benvenuto caro, come stai? Ah, tutto bene, tutto bene. Ho visto che lì state a fare banchetti, video, videoconferenze, il portiere l'ha scatenato. C'è gelosia, vabbè, portami via. Lì, leggendo i suoi foglietti, facendo il solito secchione, insomma. Vedo che comunque non vi sono mancato più di tanto, ragazzi. Ma come no? Te l'ho detto pure prima che ci manchi. Ah, ecco, che belli, che belli.
comunque, volevo appunto sentirmi dire questo. Comunque Federico, la mia amica mi ha detto di, se possibile, ascoltare America di Gianna Nannini. Vabbè, poi adesso la cerchiamo, così la mettiamo. Comunque, senti, vai Fabri, guarda il portiere, ma vuole subito mettere la canzone. Ma chi è che parla? Ma chi è che parla? Chi è che parla? Guarda Federico, mi ha mandato una foto prima, mi ha scritto ho preso il tuo posto. Hai capito? Hai capito qua come funziona? Tu te ne vai una volta, non ci sei e ti rimpiazzano subito. Facilmente, mamma mia. Senti, ti volevo chiedere come procede la sera a Bologna, la serata a Bologna insieme alle pezze. Noi siamo al Cavaticcio questa sera e strano, la serata non è per niente finita, perché adesso vogliono andare agli Ink, insomma, a ballare, a ubriacarsi. C'è una ragazza super scatenata, però prima io ti farei parlare con le ex di Bolo, che loro meno male, dai. Sentiamo le nostre ex, che sono richiestissime. Sì, ormai tutti quanti chiedono delle ex. Senti, le sentono tutte. Chi ci passi prima, Elena o Greta? Giulia. Guarda, io adesso ti passo Elena con Giulia. Greta. Ecco appunto che oggi ti sei sbagliato il nome, quindi è molto offesa, però adesso la convinco a parlare, insomma. Dai. Adesso ti passo Elena, vai. Elena, vai. Pronto? Buonasera Vez, tra l'altro applauso per la nostra Vez qua su Radio Roma Futura. Ciao. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, perché oggi ho finito di lavorare, ho assunto il contratto e sono una persona libera. Applauso anche da tutta Facebook che ci sta seguendo, grandissimi. Un applauso a tutti i disoccupati. Dai, a tutti i disoccupati, anche il portiere dice applauso a tutti i disoccupati. Ma io vorrei, ma perché la gente qui entra e non suona? Io non riesco a capire. Ma ha suonato il campanello? Ha suonato il campanello? Tutti maleducati qua, tutti maleducati siete. Senti, come state? Elena, ti posso fare una domanda? Mi hanno cagato. Allora, non parlate tutti insieme. E infatti, Elena, ascoltami, ti posso fare una domanda? Dimmi. Senti, ma Fabrizio ha rimorchiato stasera? Ma allora, ti dico la verità. Secondo me lui ci sta provando con una mia amica qui. Però ci sta provando in modo... si sta provando in un modo ha incontrato un mio amico con un tuo amico sta provando tutto suo e quindi che non so esattamente com'è, perché mi tiene all'oscuro di tutto ciò, cioè so che ne ha scritto per Facebook e poi realtà io e Greta gliel'abbiamo fatto un po' credere che sta qua ci sta. Aia. Ma alla fine non ci sta questa? Ma è la calabrese della settimana scorsa? Aia. Sì, è lei. Applauso alla Calabria. Vedi che io col gossip. Vedi? Salutiamo tutta la Calabria, tra l'altro. Salutiamo la Calabria. Subito, infatti. Fabrizio si è buttato nel fiumiciato. Comunque adesso dopo me la rifatto, quindi la risentite. Ok. Senti, tu invece hai rimorchiato? Io non parlo di queste cose su una radio, cioè non dico niente, questo proprio. No, perché ci chiedono, guarda, mi è arrivata una domanda dai nostri ascoltatori che volevano sapere se tu eri fidanzata ma perché comunque piaci ai nostri ascoltatori. Piaci. Sì, cioè. No, non sono fidanzata. Quindi possiamo già dirlo in diretta per chi vuole, sa, Bologna, proporsi. Elena. Ecco, proporsi. Senti Elena, un'altra cosa, cioè noi abbiamo parlato di anche con la Remolacia, di questa cosa dell'altra settimana dei social, no? Sempre quello è il punto, che tanti stanno pagando per aggiungere i like. Siccome noi stasera stiamo facendo un test, cioè stiamo pubblicando tante foto, tanto su Facebook, però i like a volte scarseggiano perché è sabato sera. Quindi tu ci credi anche tu a questa cosa, che la gente compra i like? Ma veramente, ragazzi? Ma allora, io non lo so se li comprano o meno, so cioè che ci sono certi orari in cui tu devi pubblicare le cose per avere perché la gente è più in linea oppure insomma ci sono delle tecniche di diciamo che il sabato sera non è proprio indicato.
No, infatti, l'altro giorno mia amica ha messo una foto su Instagram. Ciao, era lì che guardava il telefono e diceva: oh, non mi caga nessuno, non mi caga nessuno, perché l'ho messa non so che ora. Ha detto: l'altra volta ho messo una foto di domenica pomeriggio alle 5 e invece ho avuto 200 like, una cosa del genere. Ha detto che domenica pomeriggio va bene. Io ho detto: guarda, non mi frega niente, sinceramente. E allora però, domani alle 5 okay. Pubblichiamo. Domani alle 5 prova a pubblicare, dai, poi mi dici. Ma era una foto questa che hai pubblicato, giusto? Sì, era una foto. Ma che cosa fotografava questa? Cioè, eri tu, soltanto tu? No, un amico, non Ah, un amico. No, era un mio amico, ha messo, non so, una foto di una spiaggia, una cosa così. Ah, era un'immagine romantica. Per rimanere in tema delle immagini romantiche, no? Intanto salutiamo Vito Mirko che salutiamo, dice, grande Emanuele, Vito Mirko Greco, mio carissimo amico. Oh, mio carissimo stasera amico. Emanuele, tutti gli amici Emanuele, li salutiamo tutti. Certo, siamo in diretta solo col mio Facebook. Senti, che com'è? Com'è il clima a Bologna? Com'è? Fa caldo? È da mare, Elena? Allora, ti spiego, io sono in Braghini. In Fratini? Braghini. Ah, grandissimi pantaloncini. Sarebbero gli shorts. In Braghini, esatto. Perché sono andata a lavorare a Luna, che faceva un caldo porco, e poi sono uscita alle 9, sono venuta fuori direttamente e adesso ho freddo alle gambe. Però insomma, fa freschino, ma si sta bene, dai. Troverai qualcuno che ti riscalderà, naturalmente. No. Fatti riscaldare le gambe, diciamo. Esatto. Non da Fabrizio, però. Ma piuttosto, quando io non so a Bologna il clima com'è, ma usate ancora il piumone? Perché qui a Roma anche ancora fa freddo. Il piumone no. No, perché il portiere dorme con il piumone. E perché il portiere dorme ancora col piumone. Roma. Vabbè, allora Greta mi piglia sempre per il culo, perché io dormo con 1000 coperte e dico sempre che ho freddo. Però il piumone no, adesso a giugno no. Il piumone no, dai. Adesso, ragazzi, io l'ho levato stamattina. Attenzione, scoop di Federico. Adesso sembra un po' esagerato. Notizia che all'1:35 interessa a tutti gli ascoltatori. No, forse devo essere sincero, a me piace sudare quando dormo, quindi dormo. Devo soffrire per dormire. Ti auguriamo di dormire da solo. Elena gli piace sudare, magari anche a lei mentre dorme. Ok, magari in altre... Potete sudare insieme allora? Sì, infatti. No. Senti, quando è che ci raggiunge a Roma, Elena? Ma non lo so, guarda, in realtà vorrei venire, cioè vorrei fare un tour. Una puntata di condominio te la fai qua. Io parto tra un mese, anzi meno di un mese, che faccio 6 mesi in Argentina per uno scambio con l'università. Però. Ma dove? Quindi dove? Facciamo i collegamenti con l'Argentina dopo. Dove? Rimane solo Greta. Neanche Greta, perché c'è. Greta che cosa dice invece stasera? Greta adesso te la passo, dai. Dai, va bene. Comunque, aspetta, dove andrai? In Argentina dove? A Rosario? No, vado a Cordoba. Bellissimo. Io c'ho il portiere che mi ride davanti, che io non so per quale motivo, perché secondo me Cordoba. Perché non so. Voi non lo potete vedere, ma si è rimesso la giacchetta un'altra volta. Sta facendo la schiuma e non si può sedere. E non si può sedere, no, in realtà... si stropiccia la giacca. Ha messo il condizionatore a 15 gradi, perché sennò muore di caldo. Sta morendo dal freddo, lui con la giacca sta bene. Va bene, ragazzi. Comunque sentiamo le Vez, Elena, senti. Greta, ma che cosa stai dicendo, Elena? Sì, ma ci deve passare Greta. Lo so, ma infatti stavo salutando la nostra Vez, Elena. Musicante si è eccitato per te, Elena, secondo me. Per le tue gambe fredde. Musicante, stasera lo stiamo facendo meno. Allora, Elena, ascoltami, io ti mando un grande salutone a te, ovviamente a tutta Bologna. Adesso ci passi anche Greta, così la salutiamo. La salutiamo. Sempre se va bene, dai. Allora vi passo Greta e dopo vi passo Greta al telefono adesso. Con chi? Che si chiama Domenico. Grande Domenico, che è amico anche del musicante. Sì, lo conosco. Buonasera. Buonasera
Ma chi sei? Cristian De Sica. Bene, bene, come va a te a Bologna? Che ci racconti? Che ci racconti, Domenico? Domenico, che ci